arrivato il momento. Sì, è arrivato il momento di un altro grande ospite di questa sera. Io volevo ancora una volta ringraziare la prof Manera che ha seguito tutto il momento delle favole con grande pazienza. Sono oltre 100 le favole arrivate alla nostra redazione. Volevo fare un grande applauso alla prof, grazie per l'impegno disinteressato. E poi sai che le cose le possiamo cambiare un po' alla volta. Ognuno di noi può cambiare il mondo, è una cosa che mi dice sempre Gigi. Allora, prossimo ospite è un veterano della televisione, un nome importante del cinema italiano. Ma che ve lo dico a fare, che premessa faccio al premio Fabula 2013, Pippo Franco! Pippo, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie per essere qui a Bellizzi al premio Fabula. Grazie a voi, l'opportunità è mia. Sembra che io abbia fatto una cortesia a voi, ma è esattamente l'inverso, perché quello che ho visto questa sera è a dire poco straordinario relativamente ai ragazzi che hanno scritto queste, chiamiamole favole, in verità sono molto di più, e ho capito e imparato molte cose da loro. Grazie. Tra l'altro ti sei cimentato molto con i ragazzi, a un certo punto ti hanno chiesto come si fa a diventare famosi. I ragazzi fanno delle domande che in verità sono molto più ampie di quelle dei grandi, perché noi abbiamo in qualche modo imparato a distaccarci dal bambino che è in noi, però secondo me è un errore. Io ho cercato di recuperarlo interamente, o meglio, non mi sono mai distaccato, perché abbiamo sempre le stesse radici. Come si fa a diventare famosi è una domanda alla quale è molto difficile rispondere, e soprattutto rispondere a un bambino, perché non c'è una regola, non c'è, come dire, un metodo da seguire, non ci sono consigli. Come fai a spiegare a un bambino che devi cercare di essere te stesso? E oggi ci troviamo di fronte a realtà che sono inimmaginabili. Io non ho che la mia storia per cercare di significare quello che voglio dire. Quando sono nato io, i bambini nascevano tutti quanti con gli occhi chiusi, e infatti io sono nato con gli occhi chiusi. Perché? Perché non ci aspettavamo nulla dalla vita, semmai la fame che abbiamo regolarmente trovato. Sto parlando di un'Italia che ricostruisce se stessa e che viene da macerie umane e materiali inimmaginabili. Oggi un bambino che nasce ha statisticamente circa 30.000 euro di debiti. E se ci fate caso, i bambini oggi non nascono più con gli occhi chiusi, ma nascono già tutti con gli occhi aperti, come a dire: ma che questi soldi te li dobbiamo dare subito? Loro hanno a che fare con questo mondo che è stato molto più difficile del nostro. Però alla domanda come si fa a diventare famosi, l'unica risposta che mi viene, come dire, sincera è: devi cercare di esprimere te stesso, devi cercare di diventare quello che sei. E se io sono diventato quello che sono, lo devo alla difficoltà delle zone da cui vengo, dal paese di mio padre, che nel quale venivo in villeggiatura, ed è un paese che si trova nelle montagne dell'Irpinia, si chiama Villanova del Battista, dove il giorno 18, per un curioso gioco del destino, vado a vivere una particolare serata emozionante, perché mi fanno cittadino onorario di Villanova del Battista. Potete immaginare, io che vengo dalla... Vi parlo di una zona, insomma, non lontano da Grotta Minarda, vi parlo di una zona dove quando andavo io non c'era veramente nulla, l'unico mezzo per arrivare era una camionetta che trasportava botti vuote di vino. Grazie a tutta quella storia ho trovato me stesso. Come fai a spiegarlo ai ragazzi di oggi? Eppure loro hanno una marcia in più rispetto a noi. Si devono difendere, è vero, perché
perché oggi la scuola è diventata tutta un'altra realtà ed ho apprezzato molto la parola scritta, la parola detta, la parola pronunciata e anche la morale, la parola con un significato, perché oggi il mondo sta andando in una direzione dalla quale loro sapranno difendersi. Lo dico in un altro modo, nelle scuole non si insegna più a pensare, è una cosa abbastanza anomala quella di questa sera, ma usare il dito per far funzionare il computer. Dice: scusi signora maestra, quanto fa 7x8? E finché non ritorna la corrente non lo so nemmeno io. Senti, Pippo, scusami, io... C'è il piano per Mario Venuti che tra un po' sale sul palco, io lo ringrazio. Tra pochi minuti. Scusa. Ho capito adesso. E quindi approfitto di questo momento. Ciro, vuoi venire un attimo? Approfitto del piano montato per Mario per fare una cosa. Accennare una roba al volo. Ci riesci, Ciro? Vediamo, funziona. Con i nostri chiar di luna, quando al cinema si va, il bambino mio fa festa e un po' anche il suo papà, ma nel buio sul più bello lui ti dice così: mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì papà, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì papà, papà, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì papà, non ne posso proprio più, io la faccio qui. Io mi fermerei qua, grazie, abbiamo citato. Grazie ragazzi. Grazie. Colpo di mano. Grazie Pippo, davvero, che abbiamo invitato, e devo dire, raramente ho incontrato persone come Pippo Franco, di una gentilezza, una disponibilità, una professionalità straordinaria. Davvero, grazie Pippo, grazie. Non so essere diverso, vengo da queste terre, mi appartengono, sono tornato a casa, non posso che essere felice. E noi che vogliamo partire dal sud per dire che l'Italia e il nostro paese può fare, può dare ancora tanto, tu che i politici li hai bacchettati per anni, ma che rapporto ci avevi? Con i politici? Fantastico. Perché non avevo nessun rapporto. No, è che dai politici è un caso, passo alle donne, Bagaglino, la commedia sexy all'italiana, cioè hai lavorato con delle donne bellissime. Ho lavorato con molte donne e soprattutto a partire da Edwige Fenech, che aveva 20 anni, un po' qualcosa di più, io pure avevo più o meno la stessa età, qualcosa di più, 20 anni più IVA, e però con queste meravigliose creature ho sempre avuto un rapporto professionale. È curioso, ma quando sei là io non so mischiare la vita con il lavoro, e con loro, torno a dire, ho avuto un tale rapporto professionale che io lavoravo, allora mi riferisco a, perdonatemi, i titoli sono questi, no, erano, glieli metteva il produttore, però sono grato al produttore. Il film in questione si chiamava Giovannona Coscia Lunga, Disonorata con onore, c'era sottoscritto, forse aveva un senso, e il precedente si chiamava Quel gran pezzo della Ubalda, vi saluto il resto, film citati da Quentin Tarantino, grande, e anche da Woody Allen. Non sapevamo di aver fatto delle cose così, però amo raccontare questo breve episodio. In una scena dove lei aveva la Fenech, il seno nudo,
e io lavoravo in un cabaret che era appunto il Bagaglino quando ancora era in una cantina, e facevo le 4 di notte. Alla mattina al cinema ci si presenta alle 7, alle 7 e mezza bisogna già essere truccati, e facevamo una scena che eravamo in uno scompartimento di un treno, in una cuccetta, io ero sopra di lei con questa magnifica veduta, e accadde che nel cinema a un certo punto ci si deve fermare, non ti devi muovere perché il direttore della fotografia deve correggere alcune luci perché il primo piano va illuminato diversamente dalla figura intera, e ci volle qualche minuto, 5, 6, forse 8 minuti, disse non vi muovete, io ero su questo seno caldo, non avevo dormito la notte e mi sono addormentato senza rendermene conto. Lei mi ha tolto dall'imbarazzo e mi ha detto non ti preoccupare, lo so che la notte non dormi. È stato veramente un momento indimenticabile. Ho raccontato, nel senso che ho raccontato questo episodio per significare come con tutte le mie colleghe io ho vissuto una vita professionale, ho visto più che altro le loro fragilità, le loro incertezze, i loro vuoti di memoria, i loro problemi. Vedevo le donne, vedevo le persone per come erano dentro, non so vedere le persone per come sono fuori. Certamente le vedo, le vedevo, ma per me quello che conta degli esseri umani è la vita interiore, l'esteriorità conta zero. Grazie. Signori, al premio Fabula, Pippo Franco, il premio dei nostri ragazzi, e non so se Giovanni può portarci il My Puppet. Questa è una tua caricatura, Pippo, offerta da Bruno. My Puppet ha realizzato questa piccola mascotte per te. Ti ci rivedi? Grazie, vi ringrazio molto. Il naso non è uscito tanto bene, ma la prossima volta faremo di meglio, va bene? Sì. Volevo dire un'ultima cosa relativamente a chi ha scritto di voi il racconto della scimmia. Vieni qua un attimo, ti devo raccontare un episodio per significare come il tuo racconto relativamente alla scimmia, che abbiamo detto prima è l'animale che ruba un po' tutto, no? Mi è capitato di vivere con una scimmia, è paradossale. Era un programma televisivo che si chiamava Tasto Matto ed vedeva il debutto del trio Marchesini, Solenghi, Lopez, dei comici, e nel programma, nella sigla, c'era una scimmia. Questa scimmia, devi sapere, era tenuta, addomesticata da un indiano, il quale indiano nel giro per andare in televisione veniva con la scimmia e veniva a prendere anche a me in macchina, perché avevamo una sola macchina e andavamo in televisione. Allora la città è Milano, allora a Piazza Duomo potevamo ancora stare con le macchine. Una volta questo indiano, sai che ha fatto? Ha lasciato la scimmia dietro, con la quale avevamo imparato a vivere e a convivere, molto simpatica, ed è sceso, non so se per comprare le sigarette, e io stavo ovviamente vicino al posto di guida, e la scimmia che ha fatto? Quando non ha visto più il suo padrone, l'indiano, si è messa al volante e fingeva di, come dire, toccava il volante come se lo guidasse, la macchina era ferma. E io non mi sono perso questa occasione perché era irresistibile, più forte di noi. La vita è paradossale, se non ne vediamo il lato comico appunto dell'esistenza umana, per noi meridionali vale ancora di più. E si è avvicinato un vigile. Per me, torno a dire, era irresistibile. Io non ho guardato il vigile. E il vigile ha guardato dentro la macchina e vedeva me che guardavo dritto nel vuoto e questa scimmia che era al volante. Ha guardato dietro e non ha visto nessuno. Ha fatto dei rumori, come dire, colpi di tosse, come dire, mi dica, mi guardi, io invece non l'ho guardato per niente. Allora lui ha insistito e c'era questa scimmia pure che lo guardava e finalmente non sapeva cosa fare, ha chiamato degli altri vigili e finalmente mi ha detto semplicemente scusi, che significava ma come mai la scimmia è qui, è al posto della guida e lei sta dall'altra parte? E quindi ha detto scusi, e io gli ho risposto ah non lo so, io ho chiesto un passaggio. Ancora al premio Fabula Pippo Franco, grazie. My Muppet, grazie Pippo Franco. L'applauso del pubblico del premio Fabula a Pippo Franco, grazie. Grazie ai ragazzi, tornate al posto, via, show.